Abbiamo con noi Mister Ciarlandini, un inizio di 2009 in grande spolvero, un ottimo 4-0 che vi rilancia in classifica. Guardi, noi dobbiamo fare ancora 16 partite, dobbiamo acquisire prima possibile i punti della salvezza e poi dopo andare avanti partita dopo partita. Abbiamo lasciato troppo spazio dietro di noi, abbiamo perso troppe occasioni e quindi bisogna pensare che oggi è una delle 17 partite che ci mancavano.
Alla luce di quanto visto oggi, possiamo dire che il Corridoni ha trovato la giusta quadratura? Beh, ormai diciamo, i movimenti di mercato sono finiti, per cui il Corridoni ha nella rossa 21 giocatori con molti ragazzi del posto, per cui bisogna solo che faccia fede sui propri ragazzi, sulla squadra che è stata vista oggi. Poi dopo è chiaro che nel corso delle 17 partite ci sono dei movimenti tattici che si possono modificare, ma al momento noi siamo orientati su questa linea. Se possiamo muovere una piccola critica, una squadra forse troppo leziosa, potevano essere di più i gol fatti oggi? Ma questo diventa naturale quando si va sul 2-0, si gioca con un uomo in più, o quindi diventa facile per chi in superiorità numerica cercare di fare la giocata diciamo di fino o comunque di essere un pochettino egoisti. Però ho visto i ragazzi molto concentrati sullo 0-0 fino al 2-0, fino al rigore, l'ho visti bene. Grazie mister. Abbiamo con noi Luigi Michettoni, vicepresidente del Porto Potenza, un 4-0 molto pesante oggi qui a Corridonia. Sì, sicuramente non ce l'aspettavamo perché avevamo fatto alcuni innesti durante la pausa natalizia e pensavamo di fare una partita un po' migliore. Purtroppo ci hanno penalizzato due errori difensivi, i soliti che ogni domenica facciamo. Siamo rimasti in 10, sul 2-0, con due gol presi così, la squadra ha cercato di reagire, ma capisco anche i ragazzi che purtroppo è dura, anche perché abbiamo incontrato un Corridonia che sicuramente è quadrato, è una squadra quadrata che in difesa non concede niente e che ci ha fatto diciamo, giocare anche poco, quindi sicuramente una vittoria meritata al Corridonia e noi dobbiamo fermarci un attimo a riflettere per cercare di evitare i soliti errori difensivi che ci condizionano quasi tutte le partite. Sì, molto pesante è stato il primo gol, un contropiede davvero scolastico del Corridonia, ruba palla alla difesa rossoverde a Vendemiati, riparte con Dell'Aquila, innesca Tartufoli, il quale è chirurgico e dà il via alla sua personale tripletta. Sì, lì si è visto un po' tutta la partita, un fuorigioco nettamente sbagliato dove eravamo anche piazzati bene, quindi secondo me non serviva neanche chiamare fuori la difesa, invece il nostro libero ha chiamato fuori la difesa e sapevamo che Tartufoli è veloce e non bisogna concedergli spazio, invece gli abbiamo lasciato una prateria per far gol e da lì, come hai detto benissimo tu, tutta la partita ha preso una piega brutta per noi, anche perché per noi è molto difficile recuperare quando siamo in svantaggio perché non abbiamo giocatori di peso che possono, oggi mancava anche Ventresini, che ci possono diciamo dare quel quid in più per poter ecco, chiudere una squadra dentro la propria area di rigore. Comunque andiamo avanti, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi non sono queste le partite che dobbiamo vincere noi, dobbiamo vincere le partite in casa e con le squadre che sono alla nostra altezza. Ringraziamo Michettoni.